No, è un sogno, altro che morte. Ecco, sto sognando, quindi non posso essere morto. Tuttavia, un po' di chiarezza non guasterebbe. Adesso Papa Leo, raccontiamolo. Ma il caso Papa Leo ha, diciamo, ha tutta in sé quell'ironia di Flaiano, di questa persona che all'improvviso si ritrova a non essere morta e riesce a chiamare perché, essendo benestante, ha un gettone per poter utilizzare il telefono, riesce a chiamare la moglie, il maggiordomo, per farsi venire a prendere. Un falso allarme, come vedi. Sto benissimo, sì, voglio soltanto uscire. Come? Ma sì, stai calma, stai calma. Prendi le chiavi del coso lì, del come si chiama? Della cappella e vieni subito e fammi aprire. Quelli dell'agenzia ti aspettano al cancello, subito, sveglierete i guardiani. Come? Io sono a letto, non sto bene. Ho preso un po' di influenza al funerale. Che hai detto che devo fare? Io ti ho Io detto. scusami, non avevo capito. Posso venire subito? Vuoi che venga domattina? Ma si pente quasi subito del fatto di essere ritornato in vita perché a ritroso ripercorre tutta la propria vita e vede che non era andato tutto come avrebbe voluto. E a casa? Tutto bene? Posta per me. Un mucchio di telegrammi! Scara ha una grande tradizione teatrale, oltre al Florian, dimentichiamo la Società del Teatro e della Musica, di cui Ennio Flaiano è stato il primo presidente. Cosa ci manca? Cosa ci manca? Ma io credo che fisicamente i teatri ormai a Pescara ce ne sono. Credo che tra un anno e mezzo dovrebbe riaprire anche il Michetti e costruirlo nuovo come si è pensato, come si pensava nell'area di Risulta, credo che non sia più realizzabile. Addirittura anche a Roma oggi i teatri hanno 400-500 posti al massimo perché i costi di gestione sono veramente troppo elevati. Quindi diciamo accontentiamoci di ciò che abbiamo e soprattutto accontentiamoci di poter andare a teatro. Ma se siamo davvero un'area metropolitana, c'è anche il Marrucino a Chieti. Ma io credo che il Marrucino abbia dimostrato con le straordinarie stagioni che ha e che ha avuto in passato di poter essere un teatro per tutti. E area metropolitana, Chieti è a 15 km, quindi va bene anche così. E questa è la morte. Ma se io ragiono ancora e sto con Angela, no, è un sogno, altro che morte.